Buongiorno a tutti, eccoci qui. Siamo oggi con il fantastico David Dusinski e il suo molto sudore per nulla. Eccolo qui, benvenuto David. Benvenuti a voi a casa mia. Esattamente, siamo così in intervista. Allora, raccontaci, io mi sono fermata un attimo sul titolo perché stavo dicendo molto rumore per nulla, naturalmente, e invece è sudore. Perché? Racconta. Ma perché i diritti sul rumore ce li ha tutti quanti quel bardo lì, inglese, che se ne dica. E quindi no, mi sembrava più opportuno. È un omaggio, sicuramente. E poi il titolo fa molto e c'è tanto, tanto sudore buttato sui campi di calcio polverosi di tutto il mondo, soprattutto quelli amatoriali. Ed è un sudore che non serve a nulla perché poi torni a casa, la vita continua come al solito. Tra l'altro è un omaggio non soltanto al bardo, ma anche a te, perché con questa voce bellissima, diciamolo che sei anche un attore, hai studiato doppiaggio e quindi insomma abbiamo giocato un pochino nel titolo proprio per questa cosa. E abbiamo giocato, abbiamo fatto una citazione, abbiamo fatto un omaggio, ma soprattutto abbiamo usato l'ironia, perché questo romanzo è denso di ironia. Che cosa racconti? Tu dici che non è nemmeno un romanzo, perché? Perché non lo è? Perché non lo è? Questa è una tesi che sostenete tu e il celeberrimo Vittorio Macioce, che saluto. Ma non so perché secondo voi è un romanzo. Io nel tempo poi ho incominciato a convincermene, per carità, perché è una visione che mi hai suggerito anche tu, dicendo è il racconto in prima persona di un calciatore amatoriale che si siede in panchina o comunque negli spogliatoi e racconta quello che vive. Ma vive non durante la partita, bensì durante tutto il percorso della sua attività agonistica, se così si può definire quella di un calciatore amatoriale. E la storia è anche un po' quella mia, perché per 10 anni ho, insieme ai miei cari amici della Niemos Live, si pronuncia così e non Niemos Live, abbiamo tirato su questa squadra cercando sponsor, insomma, è tutto un po' raccontato. E quindi sì, è un racconto in prima persona, ma con dei consigli per chi volesse buttarsi a capofitto in questo mondo. Molto ostico, molto difficile. Diciamo che è un racconto in prima persona da un osservatore molto ironico e intelligente, perché tu, questo osservatore racconta tutte le varie tipologie, no? Dei vari calciatori che si possono incontrare in una squadra di calcio amatoriale, come ad esempio il tamarro, che non è mica uno solo, ce ne sono vari di tamarri, quali sono? Ce ne sono tantissimi e purtroppo devo ammettere che passa il tempo e diventano la stragrande maggioranza. Loro sono come un virus che si diffonde su questi campi, perché magari la polvere li tiene meglio. E comunque ce ne sono tanti. In realtà io mi sono focalizzato soprattutto su tre tipologie di calciatori amatoriali, che sono appunto il tamarro, al quale è riservata una lunghissima parentesi di forse 10 capitoli, in tutte le fasi della sua esistenza, da quando è bambino fino al momento dell'addio che continua a rimandare proprio in eterno. Poi c'è il fantasma, cioè colui che durante una partita amatoriale, poco prima dell'inizio, magari il mister ti dice: guarda che lì c'è Bracco Baldoni, non lo so, qualcuno che conosce solo lui, e tu cominci a chiederti davvero chi sia. Che cosa ha fatto per diventare così celeberrimo in questo mondo? E in realtà poi alla fine è soltanto un eco che continua negli anni, nei secoli probabilmente, quello della grande promessa del calcio non mantenuta. E poi c'è il dinosauro. Il dinosauro è proprio erbivoro e carnivoro, c'è una distinzione. Anzi, ci sarebbe anche quello generico che è un po' ermafrodita, insomma, una cosa del genere, ma sono quelli che riempiono le praterie, le lunghe praterie del Giurassico e dei campionati amatoriali, perché sono quelli che a 80 anni si rifiutano di andare in pensione, anche nel calcio. Poi ci sono altre cose, ecco, poi ci sono gli arbitri, poi ci sono tante altre categorie. Certo, racconti un po' tutte le categorie dei giocatori e degli arbitri anche, perché c'è un bellissimo capitolo dedicato agli arbitri. Ci sono però anche gli sponsor, che sono un capitolo a parte.
soprattutto il magnate, perché il magnate è in grado, in realtà non ha nessuna valenza sul campo di calcio, eppure è in grado di rovinarti l'intera stagione calcistica, perché trovare uno sponsor in queste categorie, che no, ricordo non sono la FIGC, non fanno parte della federazione nazionale, ma sono categorie dilettantistiche che non rappresentano in realtà dei paesi o delle città, ma dei nuclei di congiunti sportivi, questo termine lo uso attualmente molto molto abusato in Italia, ecco, questi congiunti sportivi che si riuniscono, ma per partecipare a queste categorie occorre comunque avere delle divise, dei palloni, pagare l'affitto del campo, l'acqua calda negli spogliatoi, e quindi occorre trovare uno sponsor. E nessuno in realtà è così ansioso e felice di sponsorizzare una squadra di presunti campioni del calcio, poi arriva il magnate che magari ti dà 50 euro e pretende di comandare su tutto, anche sul nome della squadra, decide tutto lui, quei 50 euro poi si propagano. Il magnate decide lui. C'è un capitolo anche molto interessante dedicato, ed è l'unico, alle donne, le donne del calcio, cioè le madri, le fidanzate, le mogli che subiscono questo calcio, no? E lo racconti, e racconti probabilmente anche, insomma, esempi di vita vissuta, no? Di donne che non ne possono più, ed è un capitolo molto interessante sulle donne. Sì, io non potevo pubblicare questo libro, anzi, voi non so perché, ancora ve lo chiedo, perché l'avete pubblicato, ma io comunque non avrei terminato di scriverlo se non ci fosse stato un riferimento alla figura più importante del calcio, che è la donna, che è la donna, per due motivi. Uno, perché la donna nello sport in generale è molto più competitiva degli uomini, e nel calcio soprattutto in quel, poi lo spiego, ma nel calcio soprattutto quello, il calcetto, quello a 5, io ho assistito a scene di violenza inaudita ed erano tutte partite di calcio femminile, tirate di capelli, poi c'è tutto un motivo, si spiega, nel calcio femminile è possibile, come vedi nel calcio maschile a una certa età non è più possibile tirarsi i capelli per marcare a uomo. E però poi c'è appunto la figura delle donne in generale, mogli, madri, e faccio riferimento soprattutto a mia madre, che è stata anche la moglie di mio padre, che quando ero bambino tornava, lui era portiere. Ora immaginati un portiere che non solo durante dopo la partita, ma anche durante gli allenamenti settimanali, torna con il borsone sporco di fango, pioggia, e lo buttava in lavatrice, e lì mia madre gli ha dato una lezione che poi è arrivata anche a me. Vuoi toglierti gli sfizi? D'accordo? Impara a prendertene cura. E così si cresce anche fuori dal campo, attraverso l'insegnamento di mia madre, che non si è piegata dicendo: ah, va bene, sì, certo, amore, ti faccio la lavatrice. No, impara a fartela tu, perché tutto questo sudore per me non vale nulla. Per nulla, appunto. La risposta al perché abbiamo pubblicato questo romanzo è perché è molto divertente, ben scritto, ben fatto, quindi ci abbiamo creduto e ci crediamo moltissimo ancora. Un'ultima domanda per te, ed è sulla copertina. Come forse sapranno tutti i nostri lettori, insomma chi ci segue, normalmente i romanzi della Oakmont hanno il verde attorno, il passepartout verde, verde quercia, no? Dell'oak, della quercia. Abbiamo scelto però per il tuo di fare una copertina molto speciale. Sono sempre copertine d'arte, ma questa è molto particolare, l'avvicino. È d'arte ed è stata fatta appositamente. Racconta un pochino com'è andata la storia. Io ancora devo una cena ai due autori della copertina, tra l'altro. C'è stato il lockdown, purtroppo. No, sul serio, sono due artisti, due cari amici, due artisti veri. Ero sicuro che nel momento in cui questo libro è stato pubblicato avrei chiesto a loro di realizzare la copertina, perché stimo i loro lavori. Sono Luca Riccardi, che è un mio anche paesano di Atina, provincia di Frosinone, tatuatore ma anche illustratore, e Gianrico Attardi di Cassino, quindi sempre qui della zona, siamo cresciuti tutti e tre insieme. Anche lui è un grandissimo artista, illustratore, grafico,
e due penne, matite, mouse, perché poi lavorano anche con appunto la grafica sul computer, eccezionali. E loro in un tempo brevissimo, tra l'altro, hanno realizzato questa copertina mettendosi subito a confronto, ragionando sulle cose. Mi chiedevano: ma che cosa vuoi insomma che venga rappresentato? Non lo so, ragazzi, fate voi. Per me, in realtà, dietro la copertina, invece della citazione di Osvaldo Soriano, il grandissimo Osvaldo Soriano, io ci avrei scritto: bella la copertina, perché almeno la gente si focalizza su quello, poi magari pure se non legge, però insomma, eccola qui, è davvero bella e io vorrei farne un poster. Li ringrazio perché in pochissimi giorni, in 3 giorni soltanto, sono riusciti a realizzare i disegni, l'incrostazione, a fare anche il montaggio di tutto questo. So che vi è piaciuta, in realtà ero sicuro, sono andato a colpo sicuro. Del resto sono veri artisti e ripeto i nomi. Luca Riccardi, potete trovarlo su Macchiatoio 5, è la pagina Instagram, e Giaico Attardi con la Y in mezzo, Gianrico Attardi, sempre su Instagram. Vedete le loro pagine, non ve ne pentirete. No, assolutamente. Sono stati davvero bravissimi, noi amiamo l'arte, lo sai, quasi tutte, direi tutte le copertine della Oakmont sono d'arte o d'arte contemporanea, con artisti contemporanei ancora viventi, con foto, disegni oppure d'arte antica, dipende naturalmente dalla tipologia del libro. La copertina è veramente bella. C'è un'altra citazione all'interno della copertina, abbiamo fatto un altro gioco, non c'è soltanto molto sudore per nulla, ma anche bar sport. E quindi io vi consiglio davvero questo libro divertente, anche perché adesso non si può giocare a calcio. E quindi... Sì, la grande fortuna di tutte quelle persone che, come mia madre, hanno la lavatrice molto più pulita del solito. No, ma in realtà il calcio tornerà, perché il calcio è una scuola di vita. In realtà sui campi così, quelli polverosi di provincia, te ne rendi conto. Nessuno è un fenomeno se gioca a questi livelli. Ci illudiamo di esserlo. Siamo davvero fenomeni, non dico da baraccone, anche se l'idea poi in realtà è quella, ma siamo gente che crede ancora che si possa rimandare la parola fine, e non soltanto nel calcio, però nel calcio è molto più palese. Più va avanti, comunque tornerà anche la Serie A. Ah, e poi un'ultima cosa, questa però è stata una scelta tua, e credo che il nostro, visto che lo consideri un romanzo ironico, diciamo l'obiettivo era quello, si starà sicuramente rigirando nella tomba il grande maestro Douglas Adams, al quale io rivolgo le mie più sincere scuse, perché l'hai voluto intitolare Guida Galattica al mondo del calcio amatoriale. Per me era remoto mondo del calcio amatoriale, ma va bene, spero che... Galattica ci stava bene, abbiamo fatto 3 citazioni, il 3 è il numero perfetto, quindi abbiamo fatto un omaggio a 3 grandissimi e mi sembrava giusto e doveroso farlo. È anche il numero di Paolo Maldini. Allora, perfetto, guarda, apposta per quello l'abbiamo scelto. Va bene, io ringrazio Davide per questa bellissima chiacchierata e vi consiglio di nuovo Molto sudore per nulla, Oakmont Publishing. Alla prossima! Ciao a tutti!